Chiolo, Arcevia, ma comincia anche da lui, a, si dice fetone, fetaccia, feto, feto cresciuto. A Maierada, appunto, Bartascio, la B diventa V, ecco, l'ascito spagnolo, e poi nel Fermano Frechi. Da dove viene sto Frechi? Sarebbe interessantissimo, questo per dire la diversità degli idiomi marchigiani. Ma questo, signori, è un patrimonio. Le Marche sono una ricchezza anche da questo punto di vista, perché le varie culture marchigiane, i vari dialetti, anche i municipalismi, fanno sì che le Marche siano una palestra di confronto, di condivisione, di accettazione dell'altro. E questo il marchigiano ce l'ha, perché forse è una delle, regioni meno, diciamo, razziste, secondo me. Una breve considerazione, appunto, lo dicevo adesso. L'altro merito del volume di Greganti, preziosissimo per quello che ho detto fino adesso, salva, mette per iscritto quello che è un dialetto che forse cambierà, forse, non so, speriamo di no, scomparirà, e questo è anche un compito del figlio, portare avanti l'impegno del padre, ma è anche un'altra cosa, perché va salvaguardata la scrittura. Però siccome ho visto qua Giacomo degli attori molto bravi, dei dialettofoni, che potessero per riprodurre i suoni, che diciamo come si dice? Sì, registrassero i suoni, le cadenze. Sì, sì, la pronuncia corretta. Perché quello è importante, fare oggi va di moda un discreto in questa maniera. Quindi l'altro merito del volume di Greganti, ed è quello più vicino al cuore degli abitanti, è quello di aver fatto una galleria di persone e personaggi caratteristici del paese, figure di tutti i ceti sociali, ognuno tratteggiato con la sua personalità, carattere, vita, pregi, perché no, anche difetti, tutti compresi in quella pietas umana che fa di Greganti Sergio un appassionato di umanità. Una galleria, ho detto poco fa, che ha un aspetto binario, quello della pittura, poiché le descrizioni in voci, in versi di Greganti, sono accompagnati dai ritratti dell'artista Salvo Sbrollini, che io vedo qui davanti, avevo il piacere di conoscere di persona. È un po', mi ha ricordato questo, la lettura di questi versi, mi avventuro a dire, una sorta di Spoon River, il formato diciamo, locale di Monte Marciano, quella che ci vede coinvolti nella lettura di questo volume, che come ho detto è la storia delle radici linguistiche di Monte Marciano e del ricchissimo campionario umano che passerà alla memoria del paese e passerà sicuramente alla memoria del paese. E credo che in questo momento Sergio Greganti, con la sua discrezione e cordialità, accetterà di buon grado questo nostro e meritato applauso. L'applauso sicuramente mio padre.